una nuova avventura per ADR, un momento in cui si sta puntando tantissimo sulla riqualificazione dell'aeroporto anche in termini culturali, ma certo è che i voli sono alla fine la parte fondamentale di un business come quello aeroportuale. Cosa promette il fine 2022 e il 2023? L'estate del 2022 è stata un'estate di accelerazione della ripresa e siamo soddisfatti, molto soddisfatti, del fatto che i nostri terminal si sono riempiti nuovamente di passeggeri e che tanti abbiano ripreso a volare. Il volo che parte oggi è un volo che dal punto di vista strategico e dell'offerta commerciale mancava sull'aeroporto di Fiumicino, ma anche stiamo, e che adesso avremo, il volo per la città di Dammam nel sud-est dell'Arabia Saudita, ma è anche un volo molto importante perché è chiaro che quel paese vuole aprirsi al mondo, alle visite dei turisti del mondo, anche degli italiani e degli europei, ed è chiaro che c'è un forte interesse, un grandissimo interesse per Roma e per l'Italia in quel paese. Quindi è un volo che promette molto molto bene. È un volo che aumenta il numero delle destinazioni servite direttamente da Roma a Fiumicino. Roma a Fiumicino è un gioiello della connettività italiana ed è un gioiello che grazie ai continui investimenti in infrastrutture e servizi di aeroporti di Roma sta diventando sempre più splendente. Quindi siamo molto contenti di questa apertura e siamo anche molto ottimisti sul fatto che i flussi tra questi due importantissimi paesi dell'Europa e del Medio Oriente nei prossimi mesi e anni sono destinati ad aumentare in maniera significativa.